Destinare i locali dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Viale Regina Margherita come sede della facoltà di medicina. Lo ha chiesto a gran voce la consigliera comunale del PD Annalisa Petitto, che questa mattina ha incontrato i cronisti, sottolineando che l'ex struttura ospedaliera è destinata dagli anni 90 alla funzione universitaria grazie a precedenti atti amministrativi comunali e regionali e anche in base allo stanziamento di 4 miliardi di lire dell'epoca utilizzati per realizzare l'Aura Magna e rimettere a nuovo diversi locali del Vittorio Emanuele. La polemica si è aperta dopo che la scorsa settimana il sindaco ha emesso una delibera con cui venivano destinati i locali della scuola capuana di Via Reditali e dell'ex sede del corso di ingegneria elettrica proprio a ospitare la facoltà. Su questo punto il primo cittadino ai nostri microfoni ha ribattuto che si tratta di una decisione dettata dall'emergenza dopo che il CEF passa sfrattato l'Ateneo Palermitano, sotto cui ricade il corso di laurea di medicina, e che l'utilizzo del Vittorio Emanuele come sede universitaria è una priorità dell'amministrazione. Non si comprende il motivo per cui il sindaco non pretenda dall'ASP, che parliamoci chiaro, è socio come lo è il comune del consorzio universitario, che questi locali vengano sgombrati da qualche ufficio amministrativo, perché si parla solo di uffici amministrativi dell'ASP, e venga destinato, per come effettivamente dovrebbe essere, era ed è destinato, alla facoltà di medicina e di chirurgia. Qui sostanzialmente abbiamo un gioco delle tre carte, perché il sindaco, come al solito, non chiede nulla all'ASP, come al solito lasciamo i potenti al loro posto. Credo che sia con questa delibera di riorganizzazione definitivamente smascherato, e credo che abbiamo finito una volta per sempre di prendere in giro la città, perché di questo si tratta, perché nella misura in cui ancora questa città è ostaggio dei potenti e del potere sanitario trasversale dell'ASP, a cui nessuno chiede mai conto, in primis il sindaco, che dovrebbe rivendicare questi locali. Io e Vittorio Emanuele ho avuto modo di rappresentarlo in maniera anche pesante e fortissima al Presidente della Regione durante una sua visita di un anno e mezzo fa, fatta in Consiglio Provinciale, dove lui annunciava lì il trasferimento degli uffici dell'ASP. Perché essendo di indisponibilità all'ASP, il Vittorio Emanuele secondo lui poteva fare quello che voleva. Io ho detto che assolutamente questo non poteva succedere, perché l'edificio del Vittorio Emanuele fu ceduto dal comune di Caltanissetta, che era il proprietario, all'ASL di allora, esattamente per la realizzazione della facoltà di medicina e chirurgia. L'anno scorso, in sede di assemblea di consorzio universitario, a cui partecipo io personalmente, non delego nessuno, ci è stato notificato uno sfratto da parte del CEFPAS, socio anche lui del consorzio universitario, per i due padiglioni che sono in affitto per medicina e chirurgia. In quel momento avere uno sfratto con una impossibilità di iniziare le lezioni dell'anno accademico in corso era veramente una tragedia, significava perdere il corso di laurea di medicina e chirurgia, ed era evidente anche una manovra politica per fare questo. Io mi sono opposto con tutte le mie forze personalmente, ho proposto al dirigente del CEFPAS di modificare un cronoprogramma di interventi, perché lo sfratto era conseguenziale all'esecuzione dei lavori. Ho proposto una modifica al cronoprogramma di interventi che è stata accettata, e quindi per l'anno accademico in corso la facoltà il corso dell'area di medicina e chirurgia è rimasto ospite dal CEFPAS. Ma abbiamo dovuto correre ai ripari, perché se noi non troviamo una location idonea ad ospitare il corso, perdiamo il corso di laurea di medicina e chirurgia.